E torniamo in Web TV venerdì 5 luglio e con noi Paola. Ciao. Paola Tellarolli, che ci presenta il suo libro. Parliamo di qualcosa di un po' più bello, per cui parlare di Padova fondamentalmente. Allora, ci ha già introdotto Ivan, 101 cose da fare a Padova almeno una volta nella vita. Paola, tu non sei padovana d'origine, no, ma sei di Mantova. Sì, provino. Una ragazza con un cervello tanto, che sta facendo qui un dottorato di ricerca in statistica. Statistica. E la domanda è: come nasce non tanto l'idea, ma il rapporto? Cioè, come hai fatto a conoscere la Newton Compton Editore che ti dà il compito di scrivere un libro sulle cose da fare proprio a Padova? Proprio a me dice, no? Sei di Mantova, vivo qua da... Adesso ormai sono quasi 3 anni. Non volevo anni, farti però... quella domanda, per cui ho cercato però di sviare, di introdurre con la casa editrice. È una storia che non sembra tanto vera, quando la racconto mi sento sempre quella che la guardano e dicono, ah sì, va bene. Per farla breve, è successo che io prima di vivere a Padova mi ero trasferita a Milano, che non mi piaceva, e per, diciamo, non annoiarmi avevo scoperto questa collana, 101 cose da fare, cioè per varie città, cioè anche per Milano, mi aveva aiutata a annoiarmi un po' meno, mettiamola così. Quindi conoscevo la collana, ne avevo letti un po', e arrivata a Padova la prima cosa che ho fatto è stato cercare i 101 cose da fare a Padova. Il commesso della Feltrinelli mi ha riso in faccia e mi ha detto non esistono 101 cose da fare a Padova, scordatelo, non uscirà mai, cioè... La prima reazione è stata dove sono finita, okay. Cosa ci faccio qui, devo scappare. La seconda reazione è stata mandare una mail alla Newton Compton chiedendo se era in programma questo libro, perché io lo stavo cercando, lo volevo comprare, non per altro. Io okay. Non avrei mai pensato di ritrovarmi da acquirente a scriverlo, perché abitavo qua veramente da poco tempo, mi perdevo nel centro storico un po' come ora, fra l'altro, e quindi la mia non era una proposta ma era un consiglio, e loro mi hanno risposto che bella idea, perché non lo fai tu? Che meraviglia. Una fiaba. Una fiaba, sì, da un certo punto di vista. Una gran botta di fortuna. E le fonti? Sicuramente. Da dove sono arrivate? Esperienze solo personali? Allora, consigli di amici? Sì, tanti consigli di amici, tante persone che abitavano qua da tanti anni e sapevano tante cose, e poi tanti libri pallosissimi, che però avevano delle informazioni molto utili, che poi sono state prese, rimaneggiate, sistemate. Quindi c'è stata anche una ricerca bibliografica alla base? Sì, oltre. Senza leggere nessun libro non avrei potuto fare molto. E quindi così. E tra gli episodi ce ne sono due in particolare che riguardano Sherwood, perché prima di tutto parli dello Sherwood Festival. Ovviamente. E lì è autobiografica la cosa. Beh, nel senso che su 3 estati che ho passato a Padova, 3 estati ho lavorato qua. Sì, quindi al Mambo di solito, a far cocktail. Sì, a fare mojiti. Quindi stasera niente lavoro, no, stai qui con noi in compagnia, stasera, ti godi il concerto sì. E tutto il resto. E poi invece so che tu sei un amante della bicicletta. E ne parli anche all'interno proprio del ciclofficina alla Granata, giusto? Certamente. E anche lì vissuto per esperienza personale, qualche episodio in particolare? Sì, non ci conoscevamo davvero personalmente, però ne avevo sentito tanto parlare, abitavo lì vicino, quindi ci passavo davanti, buttavo l'occhio, mi ero resa un po' conto di che tipo di ambiente c'era, e poi un giorno ho scritto ai ragazzi dicendovi posso farvi qualche domanda? E loro erano così contenti, ha fatto proprio piacere. E quindi sì, poi sono finiti inevitabilmente nel libro. E quindi, al contrario di tutti i giovani che prediligono Milano rispetto a Padova, tu il contrario. No, mai. E ti sei così tanto affezionata a Padova che non hai smesso di scrivere su Padova, giusto? Ci ho riprovato. E cosa esce a settembre? Esce il 12 settembre. Sarà sempre una collana 101, sarà sempre Newton Compton, sarà ovviamente sempre Padova. E stavolta ho dovuto studiare un po' di più, perché è tutto sulla storia di Padova. Ho cercato di indorare la pillola, però, perché quando dico storia io sono la prima a sbadigliare. Okay. Però ho cercato di prendere gli aneddoti, le cose un po' più divertenti, un po' più un meno esempio, note. Il primo che ti viene in mente? Oddio, ce ne sono veramente tanti. Ad esempio, che ti ricordi meglio? Ah, che mi ricordo meglio, è una bella domanda. La memoria è terribile, secondo me la gente inizia a pensare che non sia io davvero a scrivere questi libri, perché non mi ricordo mai nulla. È una cosa che mi ha fatto disperare, perché me l'avevano accennata e non trovavo le fonti, e quando le ho trovate ho veramente fatto una festa. È stato il fatto che Freud sognasse Padova nei suoi sogni ricorrenti. Questa è una bella chicca. Freud che sognava Padova. Sì, perché è stato qua una volta, poi non era riuscito a vedere la cappella degli Scrovegni, che era quello che voleva, e da lì in poi se l'è sognata così tante volte che ci ha dovuto tornare, e ne parla anche nell'interpretazione dei sogni. Miseria.
Non me lo ricordavo. Ma finalmente invece un paio di volumi, quindi che in qualche modo riportano alla luce la bellezza anche, insomma, sì, storica, sì, di tanti autori, insomma, da Goethe, Shakespeare, insomma, che sono passati di qua, si sono innamorati. Ultimamente, negli ultimi 50 anni, è stata un po' abbandonata la bellezza di Padova. Sì. Anche se io dico sempre, non avessero chiuso Riviera Ponti Romani, sarebbe stata molto più bella, no? Sarebbe stato bello vedere com'era una volta, sì. E tu comunque sei così brava che quando uscirà il libro, ci stavi dicendo, probabilmente non c'è, perché fatti un po' di pubblicità, sei uno di quei cervelli che insomma funziona. Probabilmente il libro sarà orfano della sua autrice, perché quando uscirà il 12 settembre, se tutto va come deve andare, io sarò oltreoceano per il dottorato, sì, mi quindi, prestano insomma, una cosa importante all'America per un annetto, quindi sì, ci metteremo però in contatto, spargete la voce in streaming voi, con la web TV, con Skype, con Skype ci sto, ci facciamo un'intervista insieme, sì. Allora, lo consigliamo a tutti, 101 cose da fare a Padova almeno una volta nella vita. Paola, ti salutiamo e grazie a tutti. Ciao, grazie a voi.